Tra le feste della tradizione campana, a Ferragosto brilla nel vero senso della parola Positano, una festa molto sentita nella quale il popolo positanese guarda Maria come la loro amata protettrice. I festeggiamenti sono iniziati il 5 agosto, festa liturgica di Santa Maria Maggiore, con l'intronizzazione solenne della statua e con l'inizio della novena in preparazione alla festa, nella quale ogni giorno, sia alle 7 del mattino che alle 19:30 ci si ritrova per la preghiera della novena. Anche se per la pandemia non è possibile la tradizionale processione, è possibile venerare la sacra effigie della Madonna e affidarsi a lei come madre e regina, sia con la preghiera personale che con la partecipazione alla Santa Messa, in un clima di fede e di raccoglimento. Il 14 agosto ci sarà la consueta alzata del panno e a sera, con il canto dei Vespri, si entra nella vigilia della festa. Il 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, ci saranno le sante messe dalle 6 alle 11 e a sera alle 19:30. Mentre dal 16 al 22 agosto ci sarà il settenario di ringraziamento, dove la statua rimarrà esposta solennemente alla venerazione dei fedeli che vengono ad affidarsi alla Madonna. Ai nostri microfoni è intervenuto il parroco di Positano, Don Danilo Manzi. Dal 5 al 22 agosto Positano e i positanesi si apprestano a vivere la celebrazione della festa in onore della Vergine Santissima, protettrice di questa comunità. Positano è una terra tutta mariana, dai monti al mare, dalla chiesa di Santa Croce dove è venerata Maria sotto il titolo di Regina e Decoro del Carmelo, la chiesa di Montevertuso dedicata a Santa Maria delle Grazie, la chiesa nuova, ancora una chiesa dedicata alla Madonna, qui alla Marina, con questa chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, dove è molto venerata questa antica immagine della Madonna, presente qui da più di 8 secoli.